Ho chiesto a due persone, cioè Marisa e mia figlia Laura, di mettersi qua davanti e di fare un feedback degli insegnamenti che darò. Perché questa parte che riguarda sempre l'aspetto di, diciamo, dell'omaggio all'Amazon K che ho così coordinato e ho pensato di dare, è una parte abbastanza strong e quindi si usano dei termini specifici, si usano dei concetti. Si usano, ripeto, dei termini specifici, si usano delle frasi che devono essere composte in quel modo. Quindi questo insegnamento fa parte di un insegnamento sulla logica, che in tibetano viene chiamata Lojong. E quindi c'è una notevole difficoltà per noi occidentali di entrare, perché non sono cose proprio molto conosciute. Allora ho pensato che innanzitutto repetita iuvant, no? Come dicevano i latini. Quindi io darò una frase, darò una linea su questa, andando avanti, che cosa ho detto sabato 20. Tra l'altro, sabato 20 come stiamo? È stato mandato alle persone la registrazione che abbiamo fatto? Eh? È in lavorazione. Ah, ok. Ah, ok. Molte persone di quelle presenti anche nuove c'erano, Sì, sabato 20. benissimo. Vedo che Quindi se ci sono domande, oggi è la giornata. Così anche la giornata giusta, oltre a una mia trasmissione, ecco, specifica. E poi ci sarà un'altra giornata, questo ve l'annuncio, il 15. Allora, il 15 noi abbiamo messo in calendario Imparo a meditare, no? Le sessioni di Imparo a meditare. E nella serata del 15 io andrò avanti con delle meditazioni specifiche sulla vacuità. Quindi ho preferito dividere, oggi era la giornata in cui all'inizio pensavo di fare delle meditazioni specifiche, pratiche. Il più semplice possibile per entrare sul discorso della negazione affermativa e negazione non affermativa, che è la caratteristica dell'aspetto di vacuità dei fenomeni. Però mi sono reso conto, man mano che diciamo, scrivevo il mio modo di andare avanti, di pensieri, che era meglio dividere questi due momenti, cioè continuare con un'esplicazione e quindi una continuazione con quello che ho iniziato sulla verità assoluta sabato scorso, sabato 20, e fare invece giovedì 15, 15 febbraio tutta una parte meditativa, dove naturalmente dirò ancora delle cose, ma svolgeremo delle meditazioni molto semplici, però ovviamente efficaci per approssimare la mente all'aspetto della natura vacua dei fenomeni. Ok? Chiaro questo? Vi prego, dato che questo è un corso che io pensavo che si svolgesse in due giornate, cioè la verità relativa e la verità assoluta in Lamazon Kappa, o l'aspetto convenzionale o l'aspetto assoluto,
dei fenomeni, e pensavo di chiuderlo in un paio di giorni, e poi dopo ho detto, ma no, perché devo fare una cosa così stringata su un argomento che è così importante? Perché devo fare una cosa? Cioè, chi è che mi obbliga a... cioè, ho ragionato anche in questi termini. Io ragiono molto in termini basici, eh. Non... E siccome questi aspetti sono aspetti abbastanza difficilini, sia la verità condizionata oppure non so, la verità relativa o l'aspetto relativo dei fenomeni, e meno perché tratta dell'interdipendenza e quindi è meno pesante, mentre invece la verità assoluta è se si affronta con le caratteristiche che l'Amazon K ha dato, ripeto, può risultare ostica, perché non si parla più del singolo fenomeno e dell'interdipendenza, ma si parla di che cosa retrosta a questi aspetti. Quindi abbiamo bisogno di fare qualcosa di più e abbiamo bisogno, perché resti qualcosa di più nella mente, e restando qualcosa di più nella mente, abbiamo la capacità di interpretare molto bene i fenomeni nostri, specifici, della vita di tutti i giorni, e saperci anche come comportare. E questo è un punto molto molto importante. Bene, allora adesso facciamo i preliminari, perché i preliminari, cioè la presa di rifugio, diciamo il nome mantra dei guru del lignaggio e così via, facciamo dei preliminari molto stringati, ci servono per predisporre la mente all'ascolto. Ok? Prendete il libretto se non l'avete. Chi è che non ce l'ha il librettino? Così lo posso seguire direttamente. Ecco, una cosa molto importante è che, per favore, se ci sono delle cose non chiare, fatemi qualunque tipo di domanda. Cioè non pensate mai, 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 proprio mai. Questa domanda è una domanda troppo stupida. Questa domanda è una domanda inutile. Non dovete mai avere questa forma mentale. Perché? Innanzitutto non siete degli stupidi. In secondo luogo, la domanda può essere un benefit che voi fate ad altre persone qui presenti, perché attraverso la vostra domanda altre persone possono centrare dei punti importanti della loro vita. Quindi con la vostra domanda voi fate un'offerta. È come se fosse un aspetto della generosità, capite? Perché siamo in una linea di interdipendenza e quindi cosa può pensare uno può essere il beneficio di un altro. Ok? E poi c'è un altro aspetto importante. Non sentitevi mai inadeguati. Cioè, questa è una situazione che noi viviamo libera. Io conosco bene alcune persone del centro, ma altre non le conosco, o le conosco poco. Quindi sentirsi adeguato, no, alla meditazione, all'insegnamento, è qualcosa di molto molto importante. Vuol già dire avere una capacità di portare a casa dei veri contenuti.
Vuol dire, ad esempio, sentirsi a proprio agio, capite? E non vivere una situazione come se fosse qualcun altro che la vive. Capite? Certamente noi abbiamo lavori diversi, facciamo lavori diversi. Beh, voi, perché io ormai sono in pensione. Però quando, ad esempio, io lavoravo all'ufficio legale, no, di un istituto bancario, molte volte mi sentivo inadeguato. Non cercavo una gratificazione per me, però mi sentivo inadeguato. E mentre invece quando praticavo il Dharma con il mio maestro, e sono ormai 45 anni, 40-45 anni, che pratico questo sentiero, beh, qui io non mi sono mai sentito inadeguato, capite? È una forma mentale. E cerchiamo di generare questa forma mentale, capite? Perché essere adeguati a questo vuol dire essere all'interno dell'insegnamento del Dharma, che è l'insegnamento di un illuminato, di un essere che ha raggiunto l'illuminazione. Questi sono preliminari, ma sono preliminari importanti, esattamente come recitare il rifugio. Recitare il nome mantra, perché sono dei preliminari che sono dentro di noi. Ad esempio, il rifugio è una formula che rinfresca il fatto che noi abbiamo preso quasi tutti il rifugio nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha. Mi capite? Però, ok, questa cosa va benissimo, ma come mi sento io adesso? Questo è molto importante. Questo è un preliminare importante. Se io mi sento bene, se la mia mente è pacifica, se la mia mente è serena, e penso che non potrei essere da nessun'altra parte che non in questo luogo dove c'è tanta energia. Questo è un bel preliminare perché è qualcosa che è dentro di noi. E tutto ciò che accade dentro di noi è forza, potere. Capite? Il resto lo facciamo per creare una buona disposizione anche all'esterno di noi. Capite? Mi capite bene cosa voglio dire? Cioè recitiamo rifugio per benedire ulteriormente questo posto per richiamare gli esseri illuminati. Ma se noi recitiamo rifugio e non ci sentiamo bene, questo non è un preliminare corretto. Ok? Sentitevi come se foste a casa vostra, su una poltrona. Capite? In pace con voi stessi. Questo è molto importante. Aiuta molto la mente. In questo centro c'è molta energia, ci sono molti esseri invisibili che sono stabilmente in questo mandala. In questo centro c'è un sangha molto bello, persone molto piacevoli. Molto buone, che lavorano bene insieme nella dimensione del centro. Ci sono insegnanti, ci sono maestri, c'è tutto, tutto quello che necessita. Ed è importante che ci sia la vostra pace interiore, il vostro modo di sentirsi bene. Ok? Infatti la parola tibetana per meditazione è gom. Magari giovedì poi scrivo anche, ho da scrivere parecchi termini tibetani di questo argomento che sto facendo. Quindi
magari mettiamo il flip lì se ci ricordiamo. Quindi la gom non vuol dire meditare, gom vuol dire rendersi piacevole, rendersi unito, rendersi familiare, rendersi in relazione. Capite? Noi diciamo meditazione, smia che sia una roba, la meditazione, vado a meditare. Invece mi rendo unito, mi rendo familiare. Capite? E quindi questo è già un passo buono se lo facciamo preliminarmente agli insegnamenti. Ok? Voi pensate, ad esempio, se io venissi qua o se la maestra venisse qua agitati. Fare un insegnamento sulla vacuità. La vacuità è una cosa molto complicata, molto difficile, che soltanto le persone più intelligenti possono. Cioè, se io fossi da quella parte lì, direi, oddio, oddio, dove sono finito, cosa faccio? Speriamo che poi vada meglio. Sarebbe proprio il pensiero, capite, no, succedaneo, proprio per cercare di non fuggire dalla situazione subito. E invece la mia mente è pacifica, serena. Sono seduto qua sul trono. Perché il mio maestro mi ha messo sul trono, no? Ma io potrei anche sedermi, beh, un po' giù le gambe, come siete voi, le gambe mi cominciano a far male dopo un po', però su una sedia. Capisci da noi? Cioè, non è che. Quindi la mia mente è serena, pacifica, è pronta a darvi quello che io ho di piccolo realizzato. Prego, Nanui. Si dice talvolta della innegatezza in un ambiente o in un contesto tale poiché la frequenza della persona è diversa e non riesce ad allinearsi con le altre. Ovviamente se siamo in centratura e nella calma, questo dovrebbe svanire. Però si ha abitudine anche di dare la causa a questa differenza vibrazionale che non consente un'agglomerazione fra le parti. Sì. Certo. Ma se si ha una buona centratura, questo appunto dovrebbe dissolvere. È vero? Certo. Infatti, queste tue affermazioni riportano alla mente un insegnamento che avevo ricevuto da un lama in India che affermava proprio parlava di cause e condizioni, no? Che cosa si intende per cause e cosa si intende per condizioni. E nell'aspetto diciamo, del quadro delle condizioni metteva proprio in luce, come ad esempio un ambiente che è ricco diciamo, di cose negative. Di impronte mentali delle persone che cercano di sovrastarsi, di competere, che è pieno di, diciamo, di afflizioni mentali, no? Che se anche non si vedono, certamente, però sono lì nella mente degli esseri, allineano nella mente. E si trasferiscono in quell'ambiente. E diceva, queste sono delle condizioni molto negative per l'insegnamento, sono delle per la trasmissione, le trasmissioni ad esempio per i Jnana, la trasmissione della pratica, per le iniziazioni e così via. Quindi
Un ambiente pacifico aiuta sicuramente un ambiente interiore. Se voi andate ad esempio in certe banche e vedete come ad esempio i cani, no? I bambini, non perché ci sia un paragone, no? Sono soggetti diversi, dopo un po' iniziano a dar segni di voler uscire, di voler andare. Andate in un posto dove ad esempio c'è un prato, ci sono dei giochi, i bambini giocano, non danno segno di essere nervosi o di voler uscire. E andate in un posto libero, vedete che i cani magari girano anche liberamente, ma in questi posti dove permangono queste dimensioni, che poi sono le dimensioni che dal punto di vista del tantra sono le dimensioni della Balatala, cioè le dimensioni dell'aura. Mi riprometto sempre di dare questo insegnamento che ho iniziato e lo darò. Questi insegnamenti sull'aura e sul percorso dello Tse, no? Il percorso dello Tse mensile, no? Giornaliero e mensile, sono degli insegnamenti molto preziosi che vengono chiamati Semso. Sem vuol dire mente, so vuol dire guarigione, quindi la guarigione della mente. È un settore particolare di insegnamenti che parte dalla considerazione di che cos'è l'aura, che viene chiamata il La nella tradizione tibetana, che è stato studiato molto in modo molto approfondito. Da noi l'aura sono concetti molto, molto lati, molto il colore dell'aura, il colore, no, cioè, invece l'aura ha una sua origine, una sua produzione ed è una parte molto importante che stabilizza anche delle emozioni, delle emozioni positive e negative. E quindi la relazione di molte persone può incidere sulla dimensione interna delle persone stesse o di persone che accedono in quei locali. Va bene, ok. Namo Guru Be, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Gurube, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Gurube, nel Buddha, nel Dharma, nel Sangha prendo rifugio sino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni
possa io ottenere lo stato di cura. O sangue va con i sceni, ci tutta in media per vendergo, va già anche il cuore a sotto d'uno, princella me sciarla solvade. O maduro la giradara, sumati diana sciassanada, samudra shibadra sarvasidio. Umaguru Vajradara Sumati Gyanasya Samadara Samudra Shibadra Sarvasideo Umaguru Vajradara Sumati Gyanasya Samadara Samudra Shibadra Sarvasideo. Ojo zambo bayo tashi pa tu jende me tringe ya mola ke jedro nambe de pachem pande la me shala sowa. Ma chiudere su tanta china, dove è me cinto
Adesso facciamo la purificazione dei cinque elementi, dei cinque chakra fondamentali e il mantra dell'interdipendenza. Pagina. Il mantra dell'interdipendenza è pagina 25. Ok. E gli elementi 61. Al chakra del capo, elemento spazio. Il mantra Shuddha Shuddha Soha purifica l'elemento spazio nel chakra del capo. Ero Shuddha Shuddha Soha. Ero Shuddha Shuddha Soha. Al chakra segreto, l'elemento vento purifica l'aspetto, la natura profonda dell'elemento del chakra segreto. Yam ho shudde shudde soa. Yam ho shudde shudde soa. Yam ho shudde shudde soa. Al chakra dell'ombelico, l'elemento fuoco con la Ram purifica la natura di questo chakra. Ram ho shudde shudde soa. Al chakra del cuore, l'elemento terra, con la sillaba seme Lam, purifica la natura di questo chakra. Lam ho shudde shudde soa. Lam ho shudde shudde soa. Lam ho shudde shudde soa. Al chakra della gola, l'elemento acqua con la sillaba seme Bam purifica la natura e l'aspetto di questo chakra. Bam ho shudde shudde soa. Bam ho shudde shudde soa. Bam ho shudde shudde soa. Bam ho shudde shudde soa.
Adesso facciamo la purificazione combinata dei cinque elementi dei cinque chakra. Il mantra dell'interdipendenza. Pagina 25. Bene, questa è una preparazione, diciamo, semplice ma efficace della mente ad accogliere l'insegnamento. Dovremmo ancora fare una piccola preparazione, perché quando ci sono insegnamenti importanti, tutti i discepoli dovrebbero offrire il mandala al proprio maestro. Ok, a che pagina è? Ok. So, con questo noi offriamo
praticamente i cinque continenti, il Monte Meru, e offriamo tutto ciò che è di meraviglioso, nettari, medicine, oggetti preziosi, oggetti di Dharma, nostre realizzazioni, tutto ciò che è prezioso lo offriamo, no, ai nostri maestri, ai nostri guru. Soci pochi giorni mi potrà rirani scini te chiambati sangue scintu mi te buardi grotto non taci na te opascio idam guru ratna mandala kamiriyataya. Perché questo mudra, il tantra usa molti aspetti, fra cui anche i mudra, la posizione delle mani. Questo è un mudra di offerta molto potente. Bene, poi le persone che non lo sanno dovrebbero imparare. Se partite dai mignoli è più facile. Incrociate i mignoli, poi due anulari stanno dritti in piedi e vanno di nuovo incrociati il medio con l'indice, che si trattengono tra loro. Bravissimo. Bene. Allora, nell'incontro di sabato scorso, sabato 20, vi ricordate che ho parlato della vacuità e del fatto che la vacuità può ricercarsi non in modo concettuale, non in modo colto, erudito, non è un argomento, capite, filosofico la vacuità, ma addirittura i grandi maestri che da Buddha in poi hanno sviluppato l'insegnamento hanno ripetuto che occorre allenarsi su dei sentieri ben precisi che conducono ad una comprensione, per così dire, approssimativa della realtà. Qui il concetto di approssimazione non è il nostro concetto di approssimazione per dire che non è una cosa completa, non è una cosa definita, eccetera. Qui il concetto di approssimazione che usa la logica buddista è un concetto di avvicinamento progressivo alla natura e della verità. Quindi ci sono insegnamenti che possono essere diretti e altri insegnamenti che possono e dovrebbero essere affrontati in una natura approssimativa, come se fosse un'ellisse, no? Che va sempre a ricercare qualcosa in più e che porta la mente naturalmente su avamposti sempre più chiari, sempre più lucidi, sempre più performanti. E il punto è che però scoprire la natura vacua dei fenomeni e quindi vedere l'aspetto assoluto dei fenomeni e quindi della realtà che ci circonda non può essere fatto con un mero ragionamento oppure con una ricerca profonda, deve essere fatto su una base essenzialmente meditativa. E voglio spiegare un pochettino questa parte che tante volte è lasciata un po' in ombra, ma perché?
Perché questo? Perché sostanzialmente, se vi ricordate l'insegnamento di sabato scorso, la vacuità appartiene, no, da un punto di vista dell'analisi, a quell'aspetto della negazione non affermativa. E quindi, se vi ricordate, ho parlato del fatto che ci sono negazioni affermative e negazioni non affermative. Ricordate di questi punti? Allora, ritorneremo molto su questo, e ritorniamo anche oggi, ritorneremo poi ancora. Allora, in buona sostanza, cosa significa una negazione affermativa? Una negazione affermativa è qualcosa che lascia il campo ad un'affermazione che contrasta la negazione che stai facendo. Allora, se io dico, io oggi riprendo l'insegnamento di sabato, però possiamo fare anche tanti altri esempi. Io il venerdì non mangio carne. Questa è una negazione affermativa. Perché? Perché afferma e lascia la possibilità di intendere l'affermazione che contrasta la negazione che io ho fatto, quando? Tutti gli altri giorni. Ok? Mi seguite? Ok? Guardate che questo è uno dei nuclei importantissimi per entrare nella dimensione della natura della vacuità secondo il Mahayana, perché nel Tantra ci sono altri parametri, altre cose. Quindi noi siamo essenzialmente nel percorso Mahayana di accertare questi aspetti della vacuità. Quindi la negazione affermativa è, faccio un altro esempio, non mi piacciono, scusate, io prendo cose banali, cose di tutti i giorni, perché la vacuità è qualcosa che ci interessa sugli oggetti che abbiamo. Non mi piacciono gli uomini che parlano tanto. Non mi piacciono le donne che hanno i capelli blu. No. Questi due esempi negano, no? Cioè affermano ciò che io sono andato a negare. Capite? E non solo, perché vuol dire che gli uomini che parlano poco mi piacciono. Quindi io sto negando, sto affermando qualcosa che prima ho negato. Quindi vuol dire che una donna che non abbia i capelli blu può essere un oggetto piacevole, no? Un oggetto, non un oggetto così, cioè parliamo da un punto di fenomenico, no? Quindi ecco, questo aspetto è la negazione affermativa. Se io dico invece, io non mangio carne, non è la stessa cosa di dire io non mangio carne venerdì. La percepite la differenza? Se io dico io non mangio carne, questa è una negazione non affermativa, perché conclude in sé
e non lascia una possibilità di equivoci dopo. Io non mangio carne. Io non vado in vacanza in Tunisia. No? Beh, sì, potrei andare da un'altra parte, però se io prendo questa affermazione che si chiude in sé, sì, potrei andare da un'altra parte, certo, ma se io la prendo in sé e non metto una temporalità, io non vado mai in vacanza, così. Ok, ok? Non vado in vacanza, ok? Quindi, in buona sostanza, la vacuità è la negazione non affermativa di che cosa? Dell'oggetto di negazione. Questa è la definizione che io vi ho dato. Poi potremmo dire anche, e troviamo su tanti testi, che la vacuità è la natura profonda, ultima dei fenomeni. No? E anche questo è vero, certamente, non è una visione sbagliata. Ma il punto è perché qui l'oggetto di negazione che cosa è? È la natura intrinseca del fenomeno stesso. Quindi l'esistenza intrinseca del fenomeno stesso. Cioè che quel fenomeno che io prendo in considerazione, che sia un oggetto esterno, un oggetto materiale, o che sia anche un essere senziente, abbia una natura in sé intrinsecamente esistente. Questo è l'oggetto di negazione. E quindi l'aspetto di difficoltà nel comprendere che l'oggetto di negazione, cioè l'oggetto che noi vogliamo negare, cioè l'esistenza intrinseca, è strettamente collegato al fenomeno stesso. Questo è uno dei punti che ci porta a non vedere la vera natura dei fenomeni, perché il fenomeno appare indistinguibile dalla mera natura dello stesso fenomeno. Ok? Quindi la mera natura, che cosa vuol dire mera natura? Questo è un termine che viene molto usato per spiegare questi concetti. La mera natura è né più né meno che la natura essenziale di quel fenomeno. Cioè l'esistenza trasparente di quel fenomeno. Ok?
Ok. Qualcuno, Marisa o avete voglia di riprendere solo questa parte? Allora, la volta scorsa abbiamo visto che la vacuità è un insegnamento che non è comprensibile dalla coscienza, poiché non si tratta di un argomento filosofico, ma occorre allenarsi in percorsi di approssimazione alla realtà. Ciò significa che occorre fare un avvicinamento progressivo. Lentamente, lentamente. Cioè ogni concetto che hai trascritto, esponilo, esponilo come se stessi meditando quella frase. Okay. Perché altrimenti tutto scorre nella mente e scorre come un percorso in velocità, un déjà vu. Quando invece ogni parola e ogni segmento ha un suo modo di concatenarsi con l'altro. Okay. Scusate, ripeto. No. Vai pure avanti. Allora, abbiamo appunto visto che la vacuità non è comprensibile dalla coscienza, poiché non è un argomento filosofico. Ma occorre, per comprenderla, allenarsi in percorsi di approssimazione. Qui approssimazione significa che occorre fare un avvicinamento progressivo alla natura della realtà, portando la mente in un percorso di avvicinamento con momenti di chiarezza successivi, che sono sempre più profondi. E qui, per ricordare, il maestro ha proposto l'immagine dell'ellisse, un percorso ellittico. E perché si fa questo? La vacuità attiene all'aspetto della negazione non affermativa. La volta scorsa abbiamo visto che esistono negazioni che sono affermative e negazioni che sono non affermative. Una negazione affermativa è, per esempio, io il venerdì non mangio carne. In questo caso c'è l'affermazione di un qualcosa che si contrasta. Scusate. C'è l'affermazione di un'affermazione che contrasta la negazione che ho fatto. Ciò che voglio dire è che mangio carne tranne il venerdì. La negazione affermativa è anche, ad esempio, non mi piacciono gli uomini che parlano tanto, oppure non mi piacciono le donne che hanno i capelli blu. Questi due esempi affermano ciò che sono andata a negare.
poiché dico che gli uomini che parlano poco e le donne con i capelli diversi dal blu mi piacciono. Se invece dico io non mangio carne, questa è una negazione non affermativa, poiché conclude in sé la negazione, cioè non lascia possibilità di intendere altro. Un altro esempio è io non vado in vacanza. La vacuità è la negazione non affermativa dell'oggetto di negazione. E questa è la definizione che ci ha dato Lamadino la scorsa volta. Un'altra definizione, che pure è corretta, è che la vacuità è la natura ultima dei fenomeni. Tornando alla definizione, alla prima definizione che Lama ha dato, l'oggetto di negazione, che quindi, scusate, riprendo, la definizione è che la vacuità è la negazione non affermativa dell'oggetto di negazione, e qui l'oggetto di negazione è la natura intrinseca del fenomeno stesso. E cioè andiamo a negare che quel fenomeno, che sia oggetto o persona, abbia una natura in sé intrinsecamente esistente. La difficoltà di comprendere questo sta proprio nel capire che l'oggetto che vogliamo negare è strettamente legato al fenomeno stesso e appare, e il fenomeno appare indistinguibile dalla sua mera natura. Quindi un oggetto appare. Hai detto ancora un'altra cosa. Ah, ok. Che la mera natura del fenomeno è la natura essenziale di quel fenomeno, cioè l'esistenza trasparente di quel fenomeno. Scusa, ma io potessi ripetere questa ultima frase? Grazie. La mera natura del fenomeno è la natura essenziale del fenomeno stesso, cioè l'esistenza trasparente di quel fenomeno. Quindi quando usiamo il termine mera esistenza, ci rivolgiamo sempre alla natura di vacuità di quel fenomeno. Ossia, se io prendo questa campana, io sto affermando
un nome. Se io percepisco questo oggetto come esistente in sé, non percepisco la sua natura trasparente, la sua mera natura. Perché alla mia mente appare un oggetto che è stato contattato dalla mia base interna, cioè l'occhio, no? Che con il potenziamento si è contattato con questa base esterna, la mente ha acchiappato questa linearità, e tutto accade velocissimamente, e la mia mente ha costruito il nome, che ovviamente devo già aver costruito precedentemente, e la mia mente percepisce questo oggetto definendolo campana come un oggetto solido. Come se avesse una natura sua dal proprio punto di vista. Dal suo proprio punto di vista. Come se avesse una natura indipendente da fattori che invece devono essere considerati e che li vedremo poi nel contesto di questa giornata, come andando avanti, che rendono dipendente questo oggetto. Mi seguite bene su questo? Cioè la mia mente percepisce questo oggetto come se la sua natura fosse indipendente, autoprodotto, solido, e il peggio di tutto che correla, che abbia un'esistenza sua. Quando noi facciamo questo meccanismo, lo estendiamo sulle emozioni, sulle sensazioni, sui flussi di pensiero, sui ricordi, sulle persone, noi creiamo qualcosa che non c'è, ma che appare ai nostri, nella nostra mente, come se avesse un'esistenza autonoma. Ok? Quindi, quando si parla di mera esistenza, che in tibetano viene detto io patsam, ve le scriverò poi queste cose, qui si intende la natura trasparente di ogni fenomeno, cioè la natura che esiste, che ha lei stessa una formazione in quel fenomeno. Ok? Cioè la vacuità. Ma la vacuità di questo oggetto è la sua forma. Perché se io prendo questo oggetto e lo fondo e faccio una statua tipo questa, la vacuità di questo oggetto non c'è più. Perché questa forma avrà
il suo modo, la sua mera esistenza, il suo modo di essere vuoto. E se io percepisco questa statua di Buddha come in sé esistente, come indipendente, e non vedo la relazione di causa ed effetto, no? Che c'è tra questo e questo, che rende proprio vacua la forma, l'oggetto. Perché se non avesse una esistenza, se avesse un'esistenza indipendente, non potrebbe mai assumere un altro tipo di forma. Mi capite? Sarebbe sempre questa. Sarebbe sempre esistito e sempre nella sua continuità sarebbe sempre questa forma qui. Ed è proprio la capacità che ogni fenomeno, noi compresi, siamo composti, cioè siamo dipendenti da cause e condizioni. E siamo composti da parti. Questa dà la possibilità che ci sia un'interrelazione, perché altrimenti le cose non potrebbero interrelarsi. Se questo fosse sempre esistito così, se questo fosse sempre esistito così, questo non potrebbe trasformarsi in quello, questo non si potrebbe trasformare in una cravatta. Cioè, taglio, sono un sarto, mi faccio un papillon. Dov'è la vacuità di questo sostegno? Quando io lo faccio diventare un papillon colorato, sta nella nuova forma di papillon. Perché questa vacuità non c'è più nel papillon, ma c'è la continuità. Per cui tutti i fenomeni sono transeunti. Ed essendo transeunti, sono impermanenti. Sono impermanenti. Non c'è niente che si ferma. Tutti i fenomeni si disintegrano. Quello che io sto dicendo adesso è già disintegrato. Qualche cosa del mio corpo, qualche cosa del mio sangue, qualche cosa delle mie cellule, qualcosa è già trasformato, non è più quello di prima. Io invece, ascolto un momento, io invece ipostatizzo nella mia mente qualcosa che è permanente, indipendente, e lì sta un nucleo di ignoranza pazzesca, perché quando ho delle emozioni, che siano emozioni positive, che siano emozioni negative. Emozioni positive, la gioia. Io ando sempre a ricercare la gioia, il senso di benessere. Ando sempre a ricercare il senso di benessere, la mia zona comfort. E se ho delle difficoltà, non le vorrò avere. Non sarò capace di sopportarle. E non percepirò che dietro a questo piacere o dispiacere c'è qualcos'altro che è molto importante. Cioè c'è il fatto che io percepisco questo piacere o questo dispiacere come in sé esistente.
quando non lo è, perché questo piacere si trasformerà in dispiacere, questo dispiacere si trasformerà in piacere. Quello che è oggi non sarà più domani, quello che è oggi non sarà più un momento dopo, non sarà più stasera, non sarà più fra un mese. Ma per me la vita è tutto che è sembra uguale. Guardate che questo è uno stato che può portare alla depressione tremenda, alla noia. È uno stato di ignoranza pesantissima. Prego, Franco. Volevo chiedere, parlando di oggetti, comunque legati alla nostra coscienza, no? Sì. Detto materiale. Ma mi viene in mente, ad esempio, i cicli lunari, la Luna. Mm. Cioè, se noi prendiamo nell'esistenza la Luna, possiamo dire che 6.000 anni fa era così. Mm. Ha una sua esistenza, possiamo definirla simile a quella che vediamo oggi. Quindi fenomeni su cui l'uomo non ha un'azione diretta, come invece nel caso dell'oggetto che noi possiamo trasformare o meno, e quindi mi risulta più difficile vedere la vacuità in qualcosa che sta oltre la nostra capacità di intervento. Dico una cosa corretta o no? No. Allora, tutto l'universo, da un punto di vista delle costellazioni, da un punto di vista dei pianeti, da un punto di vista dei buchi neri, da un punto di vista di tutte le formazioni, delle comete, dei soli che ci saranno, e l'universo che è il nostro corpo, che è l'esatta relazione con l'universo esterno, è formato dai cinque elementi. Quindi è formato da qualcosa che da sempre e per sempre queste sostanze si muovono dal punto di vista del calore, si muovono dal punto di vista dell'umidità, si muovono da un punto di vista del trasporto, del movimento, si muovono da un punto di vista della non ostruzione, si muovono da un punto di vista di una consistenza. Noi a queste sostanze primordiali, che sono all'esterno e che sono al nostro interno, abbiamo dato il nome di elementi. Ma ad esempio nel Tantra queste sostanze, che sono le sostanze primordiali, sono le sostanze che vengono definite elementi quando queste sostanze sono dipendenti dalla mente che li percepisce. Allora, la purificazione che noi abbiamo fatto prima, abbiamo detto, al chakra del capo c'è l'elemento spazio. Purifico l'elemento spazio col mantra Shuddha Shuddha. Questa è una costruzione. Questa è una costruzione che la mente sviluppa in un processo di corretta natura vacua per arrivare a toccare qualche cosa che si chiama non ostruzione e che noi definiamo con la parola spazio. Perché per poter arrivare al concetto di non ostruzione
e arrivare al concetto di spazio. Se io dico spazio, tutti lo possono capire, ma se io dico non ostruzione, nessuno lo capisce. Perché la corretta base da cui nasce la parola, il termine spazio, è la non ostruzione. Questo centro è ostruito dalle plance che ci sono per terra, dalla sedia delle persone. Quando si sgombrerà tutto quanto, ci sarà una non ostruzione di questo spazio. Le pareti sono ostruite, ma se leviamo le tanche, se leviamo le figure, eccetera, le pareti sono non ostruite. Ora, questi processi perché servono nel Tantra? Servono perché ci sono livelli che solo con la forza del pensiero non puoi trasformare, che sono livelli molto sottili, molto profondi, molto ineffabili. Cioè, quando ci sentiamo calore, stiamo pensando o l'elemento fuoco in eccesso, abbiamo ancora la capacità di riferirci alla sostanza. La sostanza è il calore. E questo calore magari non diventa un'infiammazione. È una necessità del corpo. Capisci? È una necessità in quel momento del corpo di termoregolarsi. I nostri processi interiori, guarda che arrivo alla risposta, sto allargandomi il campo perché voglio darti una risposta la più completa possibile, perché è una domanda, tu fai sempre domande molto complete che richiamano, e va benissimo ed è perfetto. Quindi il nostro corpo, per il 95%, qua ci sono molti medici, no? Ci sono diversi medici, terapisti, eccetera. I nostri processi al 95% sono tutti inconsapevoli, avvengono. Tu puoi dire alla tua pancia, al tuo intestino, vai di corpo. No, perché magari tu come me lavoravi in banca, no? Se io avevo una riunione con tutti gli altri avvocati e tutto quanto e mi scappava di andare di corpo, cercavo di trattenere, magari dovevo pure fare la relazione su questo o quell'altra cosa, a parte che io me ne fregavo e dicevo scusate, devo proprio andare, vabbè, io ero un caso anche un po' particolare, però hai capito, il destino non ti dice, oh, pronto? Guardati, adesso, fra un po', 10 minuti, un quarto d'ora, capite? Un processo che avviene. Sappiamo, ad esempio, dai cicli mestruali, che c'è una corretta base sulla lunazione, perché l'energia femminile è correttamente legata alla luna e alle lunazioni. Ma anche lì, voi donne guardate magari il ciclo e dite, oh, ma questa qua, come mai adesso? Però non è che qualcuno vi ha avvisato, sentite. Ecco la cosa importante, capite? Ed è la cosa sulla quale io batto sempre. Pochi concetti, niente concetti, ma un vissuto. Occorre vivere, imparare a vivere la tua vita, non darla come se vivesse qualcun altro. Allora, nell'universo
le cose sono in pratica le stesse. Io mi ricordo anni fa ad una conferenza che parlavo e dicevo i cinque elementi come sono nel corpo sono nell'universo. Noi li definiamo elementi, non sono stato lì a fare la spiegazione della differenza tra sostanza ed elemento, perché lì porta, cioè un discorso che riguarda il tantra, e quindi la mente percepisce quell'elemento perché lo inquadra in un mandala ben preciso, gli dà una sillaba seme ben precisa, e quindi quella sostanza con quelle caratteristiche diventa elemento e diventa più facile trasformare, no? Perché si ha un legame, un mediatore, perché altrimenti come fai a dire sento un po' di caldo, sento un po' di freddo, sento i liquidi che mi stanno scendendo. Cioè, e quindi io sostenevo che i cinque elementi fossero, cioè sono tutti compresenti. Là dove c'è il calore ci sarà anche l'umidità. Certamente lì si parlerà di gradienti diversi, perché sul sole che c'è un gradiente altissimo, no, di fuoco, dell'elemento fuoco, ci sarà una percentuale, un gradiente infimo dell'elemento acqua, perché i due elementi, anche secondo la caratterizzazione degli elementi tibetani, sono in opposizione. Però io dicevo, sulla Luna c'è l'elemento acqua, c'è l'umidità. E un medico che era lì presente dice, no, non è vero, non può essere, è qui perché questa concezione degli elementi è una concezione arcaica, è la concezione di Galeno, di Ippocrate, ho capito. Magari abbiamo ancora da imparare, no? Da Galeno, da Ippocrate, da Dioscoride, dal Mattioli e così via. Qualche giorno dopo è uscito sulla stampa che hanno trovato tracce di umidità. Ecco dov'è l'elemento acqua, tracce di umidità. Quindi, capite, gli elementi sono formanti tutto l'universo e seguendo la caratteristica transeunte degli elementi, cioè la loro capacità di interrelarsi perché sono vuoti. Queste sostanze sono vuote dal loro modo di apparire. E quindi, essendo vuote, essendo vacuità, queste sostanze si uniscono, si dividono. Come nasce un buco nero? Un buco nero magari nasce da galassie che si sono formate, che sono durate eoni e che iniziano a collassare. E collassano in quel modo. Noi vediamo il buco nero, perché oggi la strumentazione, quando si vede un buco nero, si è trovato, abbiamo visto un buco nero. Sembra di... Ma cerca di capire che cosa è il divenire. Perché più apri la tua mente nel divenire e vai a ricercare le cause, tu scopri la metodica del divenire, perché il divenire non può mai essere indipendente, dove questo si forma e sembra che esista solo lui. Il divenire è che prima di essere questo era un pezzo di ferro, prima di essere un pezzo di ferro questo era magari nella sabbia. Ma poi questo non è solo ferro, è ferro con manganese, magari ferro con zinco, ferro con altri sottometalli. Perché tutti i vuoti di natura inerente si sono uniti. A noi questa appare una campana e quando
io vado magari di là nella boutique. Ah, questo è un bel suono. Ecco qua la perdere la natura di vacuità. Però sono presente che ho dato un'etichetta e vado ancora avanti e dico, questo è un suono maschile e mi piace. Altra etichetta. Mi seguite? Come un francobollo dopo l'altro abbiamo, poi la mente va avanti e dice, la campana ha un bellissimo suono, altro errore, perché il suono non è nella campana. Il suono è nella sua natura vacua. Perché se il suono fosse nella campana, suonerebbe sempre. Altro errore. Per cui se io non sto attento quando vado in boutique e mi prendo questa campana, dico una bella campana, un suono maschile, un suono pulito, un suono così, cosa faccio? Cosa faccio? Cosa faccio? Me ne approprio. Ecco che è arrivato il punto. E vai con l'attaccamento. Supponiamo che questo qui una volta cade giù, si rompe. Ah, la mia campana. Ma già perché questo era l'oggetto dell'attaccamento. E tutto è avvenuto proprio perché non ho percepito che il nome non è l'oggetto. È una mera, un mero attaccamento, una mera etichetta. Che questo è un oggetto che è prodotto, che è formato da cause e condizioni e che, come ogni fenomeno, si trasforma. Esattamente come sottoscritto, quando ero in fasce, prima ancora quando ero nel bardo, prima ancora nelle mie vite passate. E quando la mia vita andrà avanti, e sta andando avanti, arriverà un momento in cui i miei elementi si divideranno e io seguirò altri percorsi. Se ho questo, perché devo essere attaccato a un'esistenza? Perché devo essere attaccato alla mia famiglia? Perché devo essere attaccato al centro che ho fondato? Io amo queste cose, ma non ho attaccamento. Non sono attaccato a questo. Quando lascerò il corpo, dentro di me sarà un modo sereno. Perché so cosa farò, so cosa dovrò fare. Capite? Quindi questi insegnamenti sulla natura di vacuità, sulla mera esistenza, sul fatto di non identificare l'esistenza con l'esistenza convenzionale, capite? Non vogliono mettere dei punti ulteriori, vogliono far stare la mente lì, capite? Dove la nostra esistenza convenzionale, ma facciamola. Qual è il problema? Non c'è un problema. L'esistenza convenzionale
oblitera la vera natura dei fenomeni. Vi ricordate, vi ho citato Chandrakirti, no? Lo scorso sabato, ma ci sono tanti altri maestri che hanno toccato, no, questi temi, ad esempio Asanga, Vasubandhu, Baviveka, Buddha Palita, Chandrakirti e poi Nagarjuna. E tutti questi maestri hanno dato dei grandi insegnamenti perché si trovasse un sentiero corretto per approssimarsi alla vacuità dei fenomeni. E adesso ne parleremo di questo, capite? Perché noi siamo qua per questo. L'oggetto dell'insegnamento non è farvi vedere che esiste qualche altra cosa, ma darvi degli strumenti perché domani, dopodomani, stasera, magari davanti a un televisore vedete una scena di violenza e magari cominciate a piangere e a quel punto lì chiedetevi: perché sto piangendo? Che cosa sto prendendo per vero? Vi ricordate un insegnamento che vi ho dato che è dissacrante? Se avete paura dei film di fantascienza dove ci sono i mostri, dove ci sono i così, è lì che dovete guardare e allenare la vostra mente nel vedere l'aspetto illusorio che rimbalza come vero nella vostra mente. E rimbalzando come vero nella vostra mente vi fa piangere, vi fa allontanare. Seguite su questo. Se questo non mi rimbalza, perché io capisco l'illusorietà di cosa sto guardando, non piangerò. E quello che dico sempre a Tina: guarda magari questa scena dei mostri della fantascienza che e poi esce i cosi lì, come si chiamano, quelli di Terminator, come si chiamano, Predator, Terminator, tutta sta roba lì, no, no, di Schwarzenegger, no, che esce così, guardati e guarda come quell'illusione impatta la tua mente. Perché lì ti fortifichi, invece perdi, se tu ti coinvolgi e senti dentro un groppo al cuore. Perché devi sentire un groppo al cuore? È un'illusione, è come se fossimo nel deserto e vediamo l'acqua, è come una bolla di sapone, è come la luna che si specchia nel lago e noi diciamo: guarda la luna. Guarda la luna, guarda un riflesso della luna, e invece noi diciamo: guarda la luna nel lago o nel fiume. E quando vediamo ad esempio i tramonti, che siamo al mare, no? Invece di essere nell'esperienza, essere noi il tramonto, lì non hai il dualismo. Cosa facciamo? Prendiamo la macchina fotografica. Ma cosa ti serve? Hai già rovinato quello che succede dentro di te. Hai già rotto. L'incanto è che tu sei quello, tu sei il tramonto. Non una macchina fotografica che ti fa le fotografie e poi le guardi un giorno. Ce ne sono altre 30.000 in quel povero telefonino che dice: pietà, pietà, basta. Cerca qualche volta di non di resettare tutto. Dice: ma come mai non funziona? Potesse parlare, direbbe:
basta, levami tutta sta roba, non la sopporto. Invece no, noi mettiamo il video del completo. Cioè, capite? E intanto i nostri elementi si accasciano, i nostri elementi, e noi ci sentiamo sempre stanchi. Guardate, io mi sento, questo è un periodo un po' no per me, perché ho delle bronchite recidivanti, ho fatto, ma le persone che ci sentiamo, poi la tosse, adesso sta migliorando un pochettino. Quindi io di notte non dormo, sinceramente. Magari mi sveglio alle 3:30, sto sveglio fino alle 5:30, alle 7:30. Ma quando mi telefonate e ci parliamo, non avete mai sentito dire ce la faccio, cioè, queste cose, ma chi se ne frega? C'ho la tosse, basta, cercherò di uscirne, capite? Non, le cose non devono attaccare la nostra profonda sensibilità, e la nostra sensibilità è la relazione con gli altri, perché se noi siamo sensibilmente presenti e siamo sensibilmente puliti dentro, siamo puliti anche con gli altri, non andiamo a pensare male di una cosa, dell'altra, dell'altra ancora, capisci? Quindi nell'universo queste cose sono sempre accadute. Le costellazioni si formano, si distruggono, collassano, si formano nuovi mondi, nuovi pianeti. La Terra stessa è il frutto di chissà quali. In processi dove questa è la natura. L'impermanenza, ogni cosa è impermanente, ogni cosa non ha una natura propria. Poi io posso pensare che esista un creatore, nessuno me lo impedisce, nessuno mi impedisce. E nel buddismo non si dice mica, ah no, ma tu devi pensare che è il karma che sviluppa le cose, cioè, se per te va bene questo modo di vedere, mettilo in pratica, basta che diventi una buona persona. Ma è una tua convinzione, non puoi farla passare per una oggettività, perché l'oggettività è qualcosa che tutti i fenomeni sono prodotti, tutte le cose sono prodotte. E tutte le cose, poiché sono prodotte, si disintegrano e si formano nuove cose con alla base della una nuova vacuità.